la qualità specifica del potere che circola nelle società e che dà ad esse forma, una forma deforme, ma insomma che le costituisce, è il tecnocapitalismo. Che cos'è il tecnocapitalismo? È qualche cosa di diverso dal neocapitalismo su cui aveva lavorato, che era stato pensato dalla prima generazione della scuola di Francoforte, che è poi quella alla cui lezione l'autore più spesso si richiama. Allora era in opera un neocapitalismo, la cui strutturazione era una strutturazione essenzialmente statualistica da una parte e meccanica per quanto riguardava le forme della produzione, la qualità della tecnologia. Oggi, invece, il tecnocapitalismo si caratterizza, secondo l'autore, per essere una commistione di tecnica elettronica e di valorizzazione del capitale attraverso la valorizzazione del soggetto. Ecco, diciamo che la differenza è fra la meccanica e l'elettronica da una parte, la valorizzazione espressamente autoritaria, che era quella tipica della statualità degli anni 40 e 50, e invece un autoritarismo ancora più pervasivo, ma che si manifesta attraverso l'invito, attraverso la coazione alla autovalorizzazione del soggetto, ovvero la differenza è che mentre il neocapitalismo lavorava su soggettività che erano relativamente autonome, che dovevano essere disciplinate, piegate, oggi invece il tecnocapitalismo produce, si produce le proprie soggettività adeguate già ab origine a se stesso. Corre la tesi che quello dentro cui stiamo vivendo sia veramente una nuova forma di totalitarismo. E dunque caratterizzato da una, diciamo, tailorizzazione digitale, da una qualità specifica della autolegittimazione del sistema, che è quella dell'individualizzazione, integrato nel sistema, perfettamente funzionale al sistema, un individualismo le cui pretese rivolte, le cui pretese affermazioni di identità sono in realtà assolutamente superficiali e non toccano la sostanza radicale del potere, che è lo stare insieme di due universali moderni, l'universale della tecnica e l'universale del capitale, attraverso la mediazione empirica ma determinante dell'elettronica. Ora, questo vuol dire la fabbrica che viene citata nel titolo, che potrebbe apparire incongruo, dice proprio oggi in cui, nell'epoca in cui si dice che il capitalismo non è più centrato sulla fabbrica, proprio oggi in cui pare che il lavoro sia dequalificato, non sia più il centro dell'esperienza umana del soggetto individuale e del soggetto collettivo, cioè delle classi, perché parli di fabbrica come della struttura centrale della società? Perché qui, quello che si dice qui è che il capitale, nella sua forma attuale, è un'immensa fabbrica di uomini, cioè è un'immensa fabbrica di una nuova antropologia perfettamente adeguata, che è appunto l'antropologia dell'individuo digitale, del singolo e dei singoli che stanno insieme ma non stanno insieme,
singoli privi di legame sociale che sono socializzati soltanto nella forma inedita dello sciame, cioè di una nuvola effimera che non ha altra capacità di esistere se non quella di essere momentaneamente, disegnare momentaneamente una figura e poi dissolversi. Questo che sembra ed è un modo non razionale, non efficiente di far funzionare una società, ebbene questo è invece, la tesi è questa, insomma, è il modo efficace in cui agisce il capitalismo tecnocapitalista, il capitalismo di oggi. Questo è un nuovo Leviatano che si differenzia dal Leviatano tradizionale, perché quello era una forma, il Leviatano tradizionale era una forma politica, e invece oggi l'intero, il tutto, che adorbianamente è il falso, è informe, non obbedisce più a una razionalità formale, ma obbedisce soltanto a una razionalità sistemica, cioè è una costruzione dalla quale non si può evadere. La tesi storica è che questa è abbastanza originale, cioè che una discreta parte della sinistra aveva capito. Non è vero che la sinistra è stata presa alla sprovvista, non sarebbe vero, secondo l'autore, che la sinistra è stata presa alla sprovvista dall'avvento della ragione strumentale, calcolante, industriale. No, non è vero. Avevano capito, molti avevano capito negli anni 70 e 80. Aveva capito, fra gli altri, Berlinguer, che opponeva a questo nuovo Leviatano, opponeva l'austerità, che non era l'austerità dell'ordoliberalismo dentro la quale ci siamo trovati a vivere e a sopravvivere poi, era un diverso modo d'essere, una diversa strutturazione della società che presupponeva diverse finalità sociali. Questo è l'aspetto più radicale del libro, ovvero la tesi è che la rivoluzione debba essere una rivoluzione a monte, cioè una rivoluzione che colpisca, che disinneschi le coazioni implicite nella tecnicità della modernità. Lo sforzo di essere radicali, come si può essere radicali oggi, cioè nel modo ultra radicale che è necessario per opporsi alla razionalità insidiosissima dell'irrazionale, alla coattività insidiosissima della pseudolibertà individualistica che è il perno del neoliberismo. Il confronto con l'origine stessa della razionalità occidentale, dello sforzo che già in Platone è presente di sconfiggere la coazione al dominio che nella ragione occidentale c'è. Ecco, sconfiggere con la ragione la coazione al dominio che dentro la ragione si forma. La novità, e questo è quello che vi è di importante, pensa alla novità del presente radicata nella non novità della ragione occidentale. Questo è l'elemento che disturba evidentemente, me lo auguro, il pensiero unico che pretende, che vive di presentismo, vive di azzeramento delle genealogie, vive di azzeramento del radicalismo, si pone esso stesso come radice di se stesso, cioè si pone come vera auctoritas, no, ingiustificata, che non richiede giustificazione, ma serve come lievito
di ragionamento come produttore di fessure all'interno della reale compattezza dell'attuale sistema di dominio, della reale compattezza di un sistema di dominio che si presenta ideologicamente, ingannevolmente, come un sistema aperto, come una società aperta, quando invece è una società tendenzialmente chiusa.